La cooperativa nasce nel 2006 per promuovere e valorizzare il tesoro storico-artistico del Rione Sanità. L'altro investimento è sulle risorse umane, quindi giovani, territorio, patrimonio storico-artistico e investimenti privati sono una ricetta che ci sta permettendo di raggiungere i nostri obiettivi. E la cooperativa è nata nel 2006 e da quel momento ha cominciato a fare networking fra le energie positive della città ma anche dell'Italia intera. E i risultati oggi raggiunti sono molto significativi. C'è un incremento del più 300% dei visitatori rispetto all'anno 2009, quindi l'anno di apertura. Sono stati raccolti oltre 3 milioni di euro sparpagliati su tutto il territorio, tutti provenienti da fondi di privati, e quasi 50 ragazzi oggi trovano lavoro con contratti diversi, però trovano lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Altro dato importante è che oltre alla nostra cooperativa, da questa valorizzazione sono nate altre cooperative, quindi sempre la produzione del lavoro, la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Un po' di numeri significativi sono il più 300% dell'incremento dei visitatori. Su questo più 300% è da segnalare che il trend 2012-2013 è più 18%. Cioè, per dire che è facile fare un trend positivo partendo da zero, però anche in corso d'opera manteniamo un trend positivo, quindi le attività sono ancora in crescita. Altro numero importante sono i dipendenti e i lavoratori della cooperativa. Inizialmente eravamo 6 i fondatori, oggi siamo circa 20. Se contiamo invece le persone che collaborano a volontariato o arrivano e poi vanno via, possiamo dire che la cooperativa conta almeno 50 collaboratori. Un altro dato importante sono i fondi privati che abbiamo raccolto per il territorio, per tutto il Rione Sanità. 3 milioni di euro sparpagliati su tutte le attività che non sono solo quelle turistiche, ma ci sono molte attività sociali che servono ad accompagnare i giovani o le giovani madri. Questo è un altro aspetto molto importante. L'anno scorso abbiamo raggiunto la famosa break even point, cioè abbiamo chiuso l'attività a pareggio e speriamo quest'anno di poter produrre qualche utile da poter reinvestire nei progetti sociali. La cosa importante è che noi speriamo di contaminare, tant'è vero che la cooperativa comincia ad essere osservata come un esempio di gestione del patrimonio storico-artistico. Durante gli Stati Generali della Cultura, Ilaria Borletti Buitoni ci ha citato come best practice di gestione del patrimonio storico-artistico, e questo è molto importante ed è fondamentale. Ci sono 3 sostanziali elementi innovativi all'interno del progetto. Il primo è il modello gestionale. È una cooperativa onlus a gestire il patrimonio storico-artistico, e questo ottiene dei risultati incredibili dal punto di vista della forza comunicativa, perché la cooperativa è formata dai giovani del territorio, quindi è il territorio che si riappropria di ciò che è suo. I giovani che promuovono casa propria per raggiungere obiettivi importanti, e nel modello cooperativistico ogni persona, ogni componente è imprenditore di se stesso. Non c'è uno stipendio che arriva puntualmente ogni mese. Ogni persona che scende la mattina a lavorare si guadagna il suo stipendio e fa un ottimo lavoro, perché sa che quell'ottimo lavoro gli permetterà di mangiare il giorno dopo, l'anno successivo. Quindi il terzo settore, che è un settore che è composto da persone interessate al bene comune, non solo proprio come parola, ma come modello di gestione, è un qualcosa che ci sta dando dei risultati molto importanti. Il secondo elemento è la provenienza, da dove veniamo, il Rione Sanità, questo quartiere che vive un forte paradosso. Da un lato c'è un totale abbandono da parte delle istituzioni, degrado sociale, dall'altro il quartiere custodisce un patrimonio storico-artistico incredibile che determina poi le risorse dalle quali partire per la valorizzazione.
Ed è questo, sono questi elementi, la territorialità, che ci permette di rafforzare quasi un marchio del territorio. Il rione Sanità sta diventando un'attrazione attraverso i riflettori che stiamo accendendo sulle sue bellezze, che sono risorse storico-artistiche, risorse umane, folcloristiche, quindi un mix di tanti elementi che ci porta ad una strategia di successo. Il terzo elemento di innovazione è l'accostamento tra contemporaneità e memoria, cioè la capacità di trovare sempre nuovi strumenti e nuove strategie per rendere il prodotto, per rendere il patrimonio storico-artistico sempre fruibile e sempre al centro dell'attenzione. Non a caso il 19 settembre è stata inaugurata Paleocontemporanea, una mostra di arte contemporanea all'interno di luoghi molto antichi. Questa è stata quasi una provocazione che serviva a noi per creare l'attenzione e soprattutto un dialogo fra gli artisti di oggi e gli artisti del passato. L'evento è riuscito molto bene, quasi 10.000 visitatori, e speriamo di ripeterlo nei prossimi anni. Abbiamo molte ambizioni.